Tutto sta andando bene. Abbandona le tue pretese. Non provare a cucire le tue ferite. Abbandona l'autocommiserazione. Non dispiacerti perché ti trovi in una situazione che non ti piace o non sei dove vorresti essere. Lascia andare tutto ciò. La libertà è la tua vera natura, e così è sempre stato fin dal giorno in cui sei venuto al mondo. Ma che cosa è cambiato da quel momento? Che cosa è cambiato da quando eri un piccolo ragazzino, contento e felice di vivere, ad ora? Solamente una cosa: stai venendo intrappolato dalla tua mente. Stai permettendo ai tuoi pensieri di prevalere sul tuo io interiore e stai vivendo una dimensione che non appartiene alla realtà. Sei bloccato in un mondo fittizio, in un mondo che non esiste. Stai continuamente vivendo e sperimentando situazioni che nel mondo reale non accadranno mai. Ogni giorno, la nostra mente produce più di 4.000 pensieri e tra questi oltre il 75% sono negativi. Questo significa che i nostri pensieri sono pressoché inutili. Ma come comportarsi allora? La maggior parte delle persone crede che la soluzione a questo problema sia quella di sopprimere o negare i propri pensieri, ma questo è l'approccio sbagliato poiché stiamo continuando a identificarci con essi. Quello che invece devi fare è semplicemente osservarli. Separa il tuo essere dalla tua mente e guarda attentamente i pensieri arrivati. Ma non giudicarli e non reagire. Sii semplicemente presente. Entrerai nello stato della tua vera natura. Capirai che tu sei un'entità separata dalla tua mente. Capirai che il problema non sei tu, ma il problema è semplicemente il problema. Non permettere mai ai tuoi pensieri di prendere il sopravvento sul tuo io interiore. Impara a osservare ciò che sta succedendo nella tua mente e non cercare di cambiare nulla. Anche una persona saggia può diventare arrabbiata, agitata, depressa e invidiosa, ma riesce a rendersi conto che si sta trovando in quella fase e di conseguenza non reagisce, non si preoccupa. Si rende conto che è tutta una bugia della mente e, più nel corso del tempo ribadisce questo processo, più diventa libera. Non ha più preoccupazioni, vive il presente ed è in pace. Una persona saggia non si paragona alle altre persone, non si preoccupa di ciò che accade in luoghi dove non è presente e non subisce reazioni emotive legate a situazioni dove non ha il controllo. Il meteo, la politica, una partita di calcio, le notizie negative del telegiornale. Ma lavora su se stessa ed eleva la propria esistenza, competendo solo contro se stessa. Come può una mente immersa completamente nel presente avere problemi in questa vita? Inizialmente troverai grandi difficoltà a sintonizzarti con la tua energia spirituale. Ti sentirai confuso ed insicuro, ma è una cosa normale. Questo è un processo graduale. Arriverai a un punto in cui nulla riuscirà veramente a ferirti o a darti fastidio. L'odio che provavi per alcune persone svanirà, i conflitti con la tua famiglia cesseranno, i costanti paragoni che facevi con gli altri e che ti causavano stress non avranno più valore. Non ci sarà più il tentativo di vincere qualcosa o superare qualcuno. Sarai in pieno contatto col tuo essere, sarai libero. Quando ti troverai in una situazione di rabbia, sconforto, stress, riuscirai a rimanere lucido perché comprenderai che quello stato non sta accadendo a te, ma all'ego. Nulla di brutto può accadere veramente a te e alla tua vera natura. Nessun insulto, nessuna provocazione, nessun giudizio ti potrà toccare. Quando entrerai in profondo contatto con la tua anima, sarà un processo difficile, ma ne varrà assolutamente la pena. La meditazione può aiutarti molto in questo viaggio spirituale. Meditando, riuscirai a riscoprire l'essenza del tuo essere, fare pratica per rimanere nel momento presente, riscoprire il tuo vero potere e trovare il significato profondo della vita. Tu esisti come realtà assoluta, come pura coscienza. La mente non ha nulla a che vedere con la tua natura. Quello che nessuno ha il coraggio di dirti è che la vita è facile, i problemi non esistono. Siamo noi a crearli e ad inseguirli. Nell'eterno momento presente non esiste alcuna difficoltà, non esiste alcuna negatività. La realtà è neutrale e tutto il significato che le attribuiamo spetta a noi. Puoi accettarla, essere incuriosito, esplorarla, capire come funziona, amarla, accoglierla. Oppure puoi scegliere di arrabbiartici contro, pretendere che faccia a modo tuo ed aspettare che lei cambi per far sì che tu diventi felice. La realtà è silenzio, non parole. Sei la luce in un mondo buio. L'universo è tuo amico e non ha nessun interesse a farti del male. Il tuo unico nemico si chiama ego. Il tuo unico nemico sono i tuoi stessi pensieri. Avrai trovato l'accesso per la pace eterna. Renditi conto che la mente è solo un mucchio di pensieri sul passato e preoccupazioni su un futuro che probabilmente non arriverà mai. La mente è solo questo, mentre il cuore è molto di più.
Il cuore è il centro di quiete e tranquillità. È il frutto di tutti i tuoi più bei ricordi e delle tue più forti emozioni della vita. È ciò che crea le vere connessioni e ciò che ti rende vivo. Quando svilupperai una coscienza amorevole, la vita inizierà veramente a diventare degna di essere vissuta. Sarai connesso con qualcosa di più grande. Amerai tutto perché tutto è parte di questo universo. Diventerai l'osservatore della tua esistenza ed ogni attimo sarà un'esperienza di vita. Diventare l'osservatore della propria mente è una delle abilità più difficili da imparare. Richiederà molta pratica e sforzo consapevole, richiederà di diventare coscienti, oltre che dei propri pensieri, anche delle proprie emozioni sottili, dei propri impulsi e dei propri sentimenti. Questo perché la maggior parte dei nostri comportamenti nella vita sono sempre stati automatici e mantengono la nostra attenzione talmente occupata che non riusciamo nemmeno a renderci conto di ciò a cui stiamo pensando o di ciò che stiamo facendo. Sarà un processo lungo, ma non ci sarà niente che valga più la pena di tutto ciò. L'ego è l'unico male, è tutto ciò che dobbiamo eliminare. E come disse Gilbert Chesterton, un antico scrittore inglese, si può arrivare a conoscere anche il cosmo, ma non il proprio ego. Il proprio io è davvero più distante di qualsiasi altra stella.